Ciao a tutti, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di ingrandimenti del telescopio. Vediamo come si calcolano e a cosa servono questi ingrandimenti, come capirli, come sfruttarli, come sapere a quanti ingrandimenti stiamo osservando con il nostro telescopio. Però prima di procedere, mi raccomando, seguite la sigla. Ed eccoci qua, questa è la seconda puntata sulla serie Telescopi per principianti e oggi, come abbiamo detto, parliamo degli ingrandimenti del telescopio. Cosa sono gli ingrandimenti del telescopio? Sappiamo che il nostro occhio umano vede a numero 1, quindi pari pari. Un attimo solo, prendiamo qui, ecco qua, 1. Quindi noi sappiamo che stiamo osservando un oggetto in modo pari. Quindi qualsiasi cosa noi guardiamo, lo guardiamo 1 a 1 in scala 1 a 1. Però con il nostro telescopio possiamo far sì che quello che noi guardiamo con il nostro occhio 1 possa diventare un ingrandimento tipo 40. Quindi rispetto al nostro occhio vedremo un oggetto 40 volte più grande e più vicino, quindi più dettagli, eccetera, eccetera. Tutto quello che ne consegue dagli ingrandimenti che possiamo avere, quindi questa è l'importanza soprattutto degli ingrandimenti. Quindi capite bene questa cosa. Io vi spiego le cose in modo molto semplice, senza utilizzare tecnicismi ed altro, perché questo lo lasciamo fare ad altri, ma a me non compete stare qui a utilizzare termini tecnici o quant'altro, già ce ne sono troppi che lo fanno. Quindi io voglio essere semplice alla portata di tutti, spiccio come si suol dire. Ok, allora, quando abbiamo un telescopio, noi sappiamo che per esempio il telescopio può raggiungere il doppio del suo diametro. Immaginiamo che abbiamo un rifrattore, che se vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato di schemi ottici, rifrattori e riflettori. Se non ve lo ricordate vi metto il link giù al video, così ve lo andate a rivedere e poi seguite questo qui. Allora, che cosa succede? Noi sappiamo che abbiamo un diametro. Ok, scusate il cerchio poco corretto, però abbiamo un diametro da, facciamo ad esempio, da 70. Ok, sappiamo che noi possiamo raggiungere il doppio del diametro come ingrandimenti per il rifrattore, quindi anche per il nudo, quindi per 2 sarebbero 140 ingrandimenti. Ok? Ovviamente con gli oculari in dotazione noi non raggiungiamo subito i 140 ingrandimenti, ma abbiamo un tot di ingrandimenti che possiamo raggiungere. Allora, ad esempio, supponiamo che abbiamo un oculare in dotazione con il nostro diciamo, telescopio, strumento, un oculare da 20 mm e un oculare da 10 mm. Ok? Ci siamo? Supponiamo che la focale del telescopio sia 1000, ok? Quindi la lunghezza focale del nostro telescopio è uguale a 1000 mm, che sarebbero quindi 1 metro, ok? Di focale. Cosa facciamo? Facciamo in questo modo qua. La focale, quindi 1000 diviso la focale dell'oculare, che sarebbe il numerino che troviamo scritto sull'oculare. Quindi supponiamo che abbiamo un oculare da 10, abbiamo 100 ingrandimenti. Se invece abbiamo un oculare da 20, il nostro ingrandimento sarà di 50. Quindi, come potete vedere, più piccolo è il numero dell'oculare, più alti saranno gli ingrandimenti. Invece, più grande è il numero sull'oculare, più bassi saranno gli ingrandimenti. Questo mi raccomando, tenetelo bene a mente. Quindi, noi sappiamo che se abbiamo un telescopio da 70 mm, sappiamo che con l'oculare da 10 stiamo osservando 100 ingrandimenti.
Con l'oculare da 20 stiamo osservando a 50 ingrandimenti. Il massimo consentito dal nostro telescopio con un diametro da 70 è di 140 per. Questo cosa significa? Che non posso andare oltre? Sì, puoi andare anche oltre, però cosa succede? Che se vai oltre inizi a vedere immagini impastate, poche dettagliate, inizi a vedere diciamo immagini non molto belle, inizia a ballare tutto perché il tremolio, cioè ci sono tanti fattori che danno un'immagine non perfetta, quindi non definita. Mentre se io rimango nel limite dei 140 o al di sotto dei 140 avrò sempre delle immagini molto dettagliate e definite. Poi ovviamente dipende dalle condizioni atmosferiche, dalla turbolenza dell'aria che si interpone tra l'osservatore e l'oggetto osservato, diciamo la nostra stellina. Quindi cosa succede? Mentre l'osservatore sta guardando, c'è questo tremolio che se l'aria più è mossa, più io vedrò l'oggetto non molto dettagliato. Se invece l'aria è molto ferma, non avrò molte difficoltà a vedere, diciamo, l'oggetto molto dettagliato e definito. Tipo, questo soprattutto si rivela molto sui pianeti, ad esempio su Giove, se vogliamo osservare le bande. Noi le riusciamo ad osservare, capita delle volte che noi osserviamo di meno, capita delle volte che vediamo pochi dettagli, ad esempio Saturno, l'anello, eccetera, eccetera. Quindi ci sono diverse cose che possono essere importanti che riguardano soprattutto la turbolenza. Ecco, importanti che la turbolenza può crearci un po' di fastidio nell'osservazione, ma non ci impedisce. Ecco perché io consiglio sempre di rimanere al di sotto del limite del telescopio, oppure se è possibile non arrivarci al massimo consentito, perché ad esempio se il massimo consentito è 140, io consiglio sempre di togliere un 20 ingrandimenti, quindi il massimo per me sarà un 120 ingrandimenti. Ecco perché è importante poi il diametro. Maggiore il diametro del telescopio, più dettagli io vedrò. Minore sarà il diametro, quindi meno luce entra nel telescopio e quindi di conseguenza vedrò meno dettagli, meno caratteristiche di un oggetto. Poi parleremo nel prossimo video, quindi nella prossima puntata, propriamente il diametro e la focale. Quindi parleremo di queste due cose qui importanti e il viaggio della luce attraverso. Perché è importante, e il rapporto focale soprattutto anche questo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitelo, attivate la campanellina, mettete tanti mi piace al video, così aiutate il canale a crescere, a condividerlo, e soprattutto per chi è alle prime armi e cerca di capire come funzionano certe cose, questi video sono adatti per voi. Però per sapere quando escono dovete restare aggiornati, quindi dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e lo sapete. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti like, tanti bei mi piace e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!